Bilancio 2020 presentato dalla Guardia di Finanza pesarese. Interramento della statale bicipolitana, parcheggi, progetti per la mobilità cittadina. Raccolta differenziata, installati 12 nuovi distributori di sacchi. Stagione estiva 2021, eventi e appuntamenti in partenza a Gabice Mare. Buona serata, eccoci pronti per una nuova edizione del nostro telegiornale, questa prima edizione delle 19.40 e poi quella delle 20.40. In apertura parliamo del bilancio dell'attività nell'anno segnato dal Covid del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. I numeri e i dati delle operazioni portate a termine dalle Fiamme Gialle pesaresi sono stati infatti elencati questa mattina durante la cerimonia svoltasi a porte chiuse per il 247 anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Vediamo questo servizio. È stato presentato questa mattina durante la cerimonia per ricordare il 247 anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza il bilancio operativo delle attività svolte dal Comando Provinciale nell'anno segnato dal Covid. Nel 2020 la Guardia di Finanza di Pesaro ha eseguito 2.065 controlli per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, nonché 114 interventi ispettivi e 298 indagini per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata nel tessuto economico e sociale. 1.500 circa invece sono stati gli interventi condotti nell'ambito del controllo economico del territorio, grazie ai quali sono stati scoperti 28 evasori totali, ossia esercenti di attività di impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti all'amministrazione finanziaria che hanno omesso di dichiarare al fisco una base imponibile di circa 30 milioni di euro. Sono state eseguite inoltre 130 indagini di polizia giudiziaria che hanno portato alla denuncia di 72 soggetti. Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e IVA è di 4,4 milioni di euro, mentre le proposte di sequestro tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria ammontano a 13,6 milioni di euro. Sono stati significativi anche gli interventi al fine di contrastare la filiera distributiva delle merci introdotte illecitamente sul territorio. È di circa mezza tonnellata, infatti, il sequestro di prodotto petrolifero effettuato in occasione di specifici controlli coordinati in ambito provinciale. Nel corso del 2020, la Guardia di Finanza ha dedicato una particolare attenzione anche agli illeciti in materia di spesa pubblica, con quasi 70 interventi al riguardo e 20 soggetti denunciati all'autorità giudiziaria. Tra i controlli in materia di prestazioni sociali agevolate, invece, il Corpo ha realizzato uno specifico dispositivo operativo volto al contrasto dei fenomeni di illecita appropriazione del reddito di cittadinanza. Gli interventi svolti in quest'ultimo ambito, grazie anche al contributo dell'INPS, hanno permesso di intercettare oltre 151.000 euro indebitamente percepiti, circa 25.000 euro di contributi richiesti e non ancora riscossi, e di denunciare all'autorità giudiziaria 19 soggetti. Le persone denunciate per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la pubblica amministrazione sono state 77. In primo piano questa sera parliamo anche di cronaca perché è stato convalidato l'arresto per il quarantenne algerino che nella nottata di domenica è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale dopo alcune azioni commesse all'esterno della caserma dei carabinieri di Pesaro. L'uomo infatti avrebbe tentato senza successo di fare irruzione all'interno della caserma per avere indietro il telefono sequestratogli dai militari qualche giorno prima. Il quarantenne, oltre ai ripetuti insulti rivolti ai carabinieri, avrebbe anche sferrato diverse testate alla cancellata esterna dell'edificio, procurandosi ferite che hanno richiesto l'intervento dei sanitari. Anche questi presi di mira dagli insulti e dalle urla dell'uomo. I militari hanno quindi deciso di condurre in carcere il soggetto.
Ed ora cambiamo completamente argomento perché parliamo di viabilità e degli importanti progetti che ieri hanno ricevuto una prima approvazione da parte della Giunta Comunale e che mirano un po' a rivoluzionare la mobilità cittadina. Parliamo ad esempio dell'interramento della statale nel tratto che attraversa Piazzale Aldo Moro, ma anche di nuovi tratti di bicipolitana e di oltre 100 nuovi posti auto nella zona della stazione. Interramento della statale, nuovi tratti di bicipolitana, ma anche aree di sosta e parcheggi. La rivoluzione della mobilità pesarese passa ad alcuni nuovi progetti che si pongono l'obiettivo di cambiare la viabilità cittadina. La realizzazione del sottopassaggio per Viale della Vittoria in corrispondenza di Viale della Repubblica e dunque il programma di interramento della statale rappresenta uno degli interventi più importanti pensati dall'amministrazione, che durante l'ultima riunione di giunta ne ha approvato il progetto di fattibilità. Il piano prevede il collegamento e la creazione di una passeggiata unica dal Teatro Rossini fino a Piazzale della Libertà. Questo progetto che ci permetterebbe di viaggiare senza ostacoli dal Teatro Rossini alla Sfera Grande di Pomodoro è un progetto ovviamente ambizioso che cambia un po' le dinamiche della città sia dal punto di vista viabilistico che dal punto di vista soprattutto estetico e architettonico. Abbiamo fatto delle analisi sul sottofondo e diciamo che l'operazione è realizzabile, il costo stimato è attorno ai 4 milioni di euro che possono essere recuperati attraverso l'operazione fatta con il fondo che ha acquisito la proprietà qui dell'ex Bramante, che ammonta a circa, l'intervento dovrebbe ammontare a circa 2 milioni e 500 mila euro, il resto può arrivare dalla parte di proprietà comunale appunto dell'ex Bramante, quindi un intervento che potrebbe essere sviluppato sia dal privato che dal pubblico. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è riuscire a mettere in campo quest'opera, ripeto che è un'opera che può stravolgere in positivo la nostra città. Il fitto programma di lavori pubblici passa anche dalla realizzazione di un nuovo parcheggio nell'area della stazione ferroviaria di Pesaro, prossima alla riqualificazione grazie all'accordo stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana e Comune. Abbiamo acquisito dal RFI la proprietà di tutte le aree intorno alle ferrovie e questo ci ha permesso anche di avere una spinta forte da RFI che realizzerà la nuova stazione con un impegno di circa 8 milioni di euro. Noi abbiamo acquistato per 1 milione e 400 mila euro qualche mese fa tutte le aree intorno, in un'area andremo a realizzare un ulteriore parcheggio per circa 110 posti auto. L'opera, il primo intervento sarà un intervento di difesa del parcheggio rispetto alla linea ferroviaria, quindi recinzioni e illuminazione, verrà realizzato con un intervento di Pesaro Parcheggio all'interno del progetto Sprint, che è il progetto di bando delle periferie che impegna Pesaro Parcheggi per investimenti complessivi di 720 mila euro e questi 90 mila euro sono parte di 720 mila euro che la nostra società partecipata, Pesaro Parcheggi, farà all'interno del progetto Sprint. Gli interventi in programma per ridefinire la mobilità cittadina riguardano anche i percorsi ciclabili, con la riqualificazione e la creazione di nuovi tratti della bicipolitana. La realizzazione della ciclabile del ponte di collegamento tra il quartiere di Tombaccia e la zona di Via dell'Acquedotto, anche questo è andato in giunta ieri. E il progetto definitivo che da qui a penso una decina di giorni andrà in gara, anche questo è un intervento complessivo di 4 milioni di euro già finanziato all'interno del progetto bando delle periferie. Stiamo affidando l'incarico per realizzare una ciclabile di collegamento tra il centro e il quartiere di Loreto Montegranaro. L'obiettivo è quello di avere un asse unico tra la piazza e via Decioraggi e il quartiere di Loreto, realizzando un collegamento ciclabile non ai lati della strada ma centrale rispetto a via Cialdini. Questo ci permetterebbe di non perdere posti auto. Ovviamente il percorso ciclabile sarà a due sensi di marcia e protetto in mezzo alle due corsie che entrano e escono dalla città.
Ed ora è arrivato il momento di aprire la pagina riguardante gli aggiornamenti sanitari per il coronavirus sul nostro territorio. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.662 tamponi, 1.375 nel percorso nuove diagnosi e 1.287 nel percorso guariti. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 15, con un solo caso registrato nella provincia pesarese. Nelle ultime 24 ore sull'intero territorio regionale non sono stati notificati decessi legati al Covid-19. A partire da domani, giovedì 24 giugno, il servizio di raccolta differenziata nel nostro territorio comunale viene potenziato con 12 distributori automatici di sacchi per rifiuti, che sostituiranno la consegna diretta alle utenze. A presentare la novità sono stati l'assessore alla sostenibilità Heidi Morotti, il presidente di Marche Multiservizi Daniele Tagliolini e l'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli. Vediamo le interviste. Con questa operazione, è un'operazione che abbiamo fortemente voluto con il Comune insieme alla Marche Multiservizi, perché nella nostra intenzione è quella di avere un servizio sempre più puntuale e sempre più vicino alle esigenze dei cittadini. Sicuramente avere una macchinetta che distribuisce sacchetti per il fabbisogno delle famiglie può servire a evitare i disservizi e gli sprechi che si avevano in passato, quando veniva fatta una raccolta, una distribuzione puntuale porta a porta, e quindi le famiglie ricevevano direttamente dagli operatori, ma spesso capitava che qualcuno non li riceveva per disguidi o perché non era in casa. Così cerchiamo di essere più vicini alla cittadinanza con un metodo moderno che Pesaro si merita, e anche speriamo che sia un modo anche per sensibilizzare un po' di più al tema della raccolta differenziata, perché dovendosi recare con la propria tessera sanitaria a ritirare il proprio fabbisogno di sacchetti può essere un modo per rendere un pochino più partecipe il cittadino. Queste macchinette sono state installate una per ogni quartiere, quindi i cittadini potranno recarsi nel loro quartiere di appartenenza, ma anche con la propria tessera sanitaria in ogni macchinetta che si trovi sulla loro strada. Quindi non c'è l'obbligatorietà di recarsi in quella di competenza del proprio quartiere. Quindi è un servizio che sarà di facile gestione e che speriamo potrà accontentare tutte le esigenze di ogni cittadino. L'utilizzo della macchina è molto semplice: basterà accostare o al lettore ottico il codice a barra della propria tessera sanitaria, oppure farlo scorrere all'interno della fessura, e poi la macchina riconoscerà, secondo il tipo di utenza TARI, qual è il fabbisogno della famiglia che si sta recando al distributore, per cui la distribuzione dei sacchetti sarà personalizzata rispetto al tipo di raccolta che è presente nel quartiere, dove ci sarà il porta a porta integrale. Verranno consegnati il kit completo di sacchetti per l'umido, per la plastica e per il secco, dove c'è ad esempio un tipo di raccolta di prossimità verranno consegnati soltanto quelli che sono i sacchetti per l'umido. Un ulteriore servizio per rendere ancora più facile quello che riguarda il concetto e l'idea della raccolta differenziata come fattore culturale, quindi essere vicino ai cittadini nei rapporti, nella comunità, nel percorso individuato dall'amministrazione comunale. Noi come azienda siamo sempre vicini a questo tipo di iniziative e della logica che porteremo avanti anche nell'ambito del nostro territorio di pertinenza. Quindi vicinanza, gestione dei servizi efficiente per aumentare la raccolta differenziata. Direi che questi distributori, che sono, come diceva lei, 12, uno per quartiere, sono un ulteriore strumento a servizio dei cittadini, della collettività, in modo tale che tutti possano utilizzare i sacchetti nell'ambito della raccolta differenziata al fine di migliorare sia la qualità che la quantità. Ed ora passiamo alla politica. Aveva avuto risalto nazionale più di un anno fa l'espulsione dell'assessore del Comune di Pesaro, Francesca Frenquellucci, dal Movimento 5 Stelle. A più di un anno di distanza dall'espulsione e dall'inizio del primo laboratorio politico nazionale tra PD e Movimento 5 Stelle, l'assessore all'innovazione è stata riammessa all'interno del partito, e ce ne parla in questa prossima intervista.
Oggi posso dire di essere stata reintegrata, mi è arrivata una mail del comitato di garanzia dove mi diceva che veniva revocata la mia espulsione, anche perché in questo anno tutte le azioni che sono state portate avanti erano alcuni punti del programma che avevo promesso ai cittadini e quindi concordati chiaramente con la maggioranza e la giunta, siamo arrivati a dei punti condivisi, è iniziato questo laboratorio politico che ormai conoscete tutti e insieme anche ai consiglieri del Movimento 5 Stelle e la maggioranza sono state portate avanti le tematiche. Con il nuovo quadro politico sicuramente loro hanno valutato che la situazione è cambiata nel Movimento 5 Stelle, è un Movimento 5 Stelle innovativo, diverso, che dialoga, non è più quello del Vaffadei, e quindi la maturazione che abbiamo avuto in questi anni porta anche a considerare di prendere altre strade. Sì, nella lettera avevo messo e allegato tutte le delibere che ho fatto in questo anno, circa 52, dove appunto dimostravo che il mio lavoro è stato serio e per il bene dei cittadini. Tra i progetti principali, quello dell'università, lavoro che ha toccato vari punti in quest'anno di esperienza d'assessore? Sì, il discorso dell'università, proprio questa mattina ho avuto una riunione, tutto il progetto si sta evolvendo, ci crediamo, ci crede tutta la giunta e quindi andremo avanti con nuove tematiche, nuovi corsi. E oltre a questo c'è anche l'innovazione, la digitalizzazione, come avete visto aprirà anche uno sportello digitale, il digital care che aiuta le persone che non sono capaci a utilizzare gli strumenti online, questo è fondamentale, la politica spinge verso la digitalizzazione, è giusto accompagnare le persone perché nessuno deve rimanere indietro, questo è un nuovo modo di fare politica pensando solamente al bene dei cittadini. Sono online i bandi di concorso per l'assunzione di specialisti tecnici, esperti di gare e contratti nel comune di Pesaro. I bandi pubblicati riguardano un primo concorso pubblico per esami per la copertura di 4 posti di specialista tecnico categoria D1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno e un secondo concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di specialista gare e contratti categoria D1. Anche in questo caso è previsto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Le domande per entrambi i bandi scadranno alle 23:59 del 7 luglio. Per avere maggiori informazioni o inviare la domanda di partecipazione è necessario consultare il sito del Comune di Pesaro. Il settore migranti di Labirinto, cooperativa sociale che cura centri di seconda accoglienza per adulti e per minori, aderisce alla celebrazione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2021 con l'iniziativa Tra Musica e Cinema di giovedì 24 giugno dalle ore 21:15 presso Bagnacciuga in via Parigi a Pesaro. La serata ha l'obiettivo di sensibilizzare l'intera cittadinanza sul tema delle migrazioni e dell'accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo. Domenica 27 giugno nello splendido borgo di Candelara è in programma il secondo circuito delle candele, moto anteguerra in movimento, un evento organizzato da Registro Storico Benelli e Registro Storico Rugge, con la fondamentale collaborazione della Proloco di Candelara per poter rivivere insieme i favolosi anni 30 del motociclismo italiano. Sono ancora aperte le iscrizioni per Libere di Corsa 2021, questa staffetta di promozione sociale contro la violenza di genere promossa dal Lions Club della Rovere di Pesaro. Le associazioni Percorso Donna, Panathon International Pesaro, Atletica Banca di Pesaro e con la collaborazione di Rossini TV. Per partecipare alla corsa in staffetta su strada sul lungomare di Pesaro è possibile visitare il sito www.percorsodonna.com, scaricare il modulo nella sezione Libere di Corsa e inviarlo compilato all'indirizzo email liberedicorsa.lions@gmail.com. L'iscrizione è possibile solo in squadra amatoriale con 4 concorrenti. La partenza è prevista alle ore 9 da Piazzale della Libertà.
Ed ora parliamo di estate, degli eventi e appuntamenti in programma per tutta questa stagione a Gabicce Mare. Sentiamo una panoramica di tutti quelli che potrete vivere appunto in questo bellissimo territorio nella prossima intervista al sindaco Domenico Pascuzzi. Abbiamo tantissimi eventi in programma. Il primo proprio si inizia la stagione con onde sonore, saranno tutta una serie di concerti che si svolgeranno tutti i sabati sera da qui fino alla prima settimana di settembre. Inizierà il Cinema Sottomonte, quindi una rassegna cinematografica serale molto bella, suggestiva, perché saremo proprio in spiaggia a goderci una delle le migliori pellicole degli anni passati, anche molto passati. Poi per arrivare ad altre iniziative che verranno svolte nella nostra terrazza culturale, quindi in Piazza Giardino d'Italia, dove ci sarà una rassegna letteraria, di incontro con gli autori, ci saranno incontri e spettacoli dedicati ai bambini, per arrivare quindi durante tutta questa stagione a Ferragosto, dove ci sarà un concerto importante perché ci accompagnerà durante questa giornata, per poi arrivare a settembre con la prima Gravel Trophy, quindi una gara di gravel che si svolgerà qui a Gabicce Mare. Interesserà poi sia il Parco del San Bartolo ma anche tutto il territorio circostante, per finire con il secondo weekend di settembre con il nostro festival ormai storico, il Festival della Disco Music Disco Diva. Troverete veramente un paese molto accogliente dove potrete divertirvi e nello stesso tempo anche gustare le prelibatezze del territorio. Quindi oltre al divertimento vi invito a venire qui a Gabicce Mare a riempire i nostri locali sia di Gabicce Mare ma anche di Gabicce Monte. Quindi avremo tanto da offrirvi e vi aspettiamo numerosi. E in chiusura parliamo anche di sport, perché è stato presentato oggi nella Sala Rossa del Comune di Pesaro City Camp, l'evento di Raffa Manieri Academy in collaborazione con ASI, dedicato a ragazze e ragazzi nati dal 2007 al 2015. Il camp, voluto fortemente dall'ex calciatrice di Milan e Bayern Monaco Raffaella Manieri, prenderà avvio lunedì 12 luglio allo Stadio Comunale di Santa Maria dell'Arzilla. Vediamo. Sono tanti anni che noi stiamo svolgendo attività mista attraverso Lupi Arzilla, società in cui io sono nata, e quindi abbiamo una didattica ben formata e abbiamo già i nostri bambini e le nostre bambine che si affrontano i campionati in rose miste. Questo è quello che abbiamo voluto riportare anche in un camp, che sarà la prima volta che la Raffa Manieri Academy organizzerà un camp, e quindi vi invito a partecipare per vedere questa nuova didattica, per portare bambini e bambine, ovviamente soprattutto anche bambine, perché sono quelle che fanno più fatica a entrare in un campo da calcio. Ci sarò io, che li aspetterò a braccia aperte come aspetterò a braccia aperte i bambini, e cercherò di trasmettere tutta la mia esperienza per accompagnarli anche loro domani, sperando di vederli anche nei grandi campionati come ho fatto io. Questo camp partirà il 12-18 luglio e sarà all'Arzilla, il campo dell'Arzilla, comunale dell'Arzilla, e poi ci sarà anche un'esperienza a San Costanzo Marotta per cercare di raccogliere tutti quei bambini e bambine che hanno piacere di incontrarmi e di giocare insieme con noi, e sarà dal 26 luglio al 1 agosto. Vi aspetto, mi raccomando, Mix Team. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale questa sera su Rossini TV alle ore 21:15, così come tutti i mercoledì, il nuovissimo programma Qua la Zampa, un programma dedicato appunto ai nostri amici animali con tanti consigli per voi che li avete e li amate. Non perdetevi quindi la nuovissima puntata di questa sera alle 21:15, in replica domani alle 18:45. E poi andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Vi ricordiamo, per chi non lo sapesse, che la nostra rassegna stampa si chiama Buongiorno Rossini, è in diretta dal lunedì al sabato alle ore 7:20. In questo orario alle 7:20 è in diretta sia TV sul canale 633 ma anche sul nostro sito internet rossinitv.it e anche sulla nostra pagina Facebook. Qui vedete indicate tutte le repliche che potete vedere nell'arco della giornata, se non riuscite a vederla appunto la mattina. E adesso vediamo come sarà il meteo per i prossimi giorni. Intanto io vi auguro una buona serata.